Salve a tutti ragazzi, continuiamo la nostra operazione Crusader che sta andando abbastanza bene, anche se quest'altro Matilda che hanno piazzato alla difesa di Tobruk mi spaventa un pochino. Facciamo pure passare il turno così vediamo le azioni inglesi. Che cos'è che non abbiamo mosso? Ah sì, l'88, teniamolo pure fermo lì. Ok, allora questo non ci fa niente. Ma fortunatamente noi rispondiamo al fuoco. Si suicidano contro i miei carri? No, ma niente. Sì, dai, attacca il mio anticarro. No, stupido ricoglione. Vabbè, tanto adesso sta arrivando l'L3 mefitico che vuole distruggerlo. Spara, 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 spara contro il mio anticarro. No, non spara. No. Miei pezzi. Quello da 46. No, tanto più così. Sparano con l'artiglieria contro il mio M1. Ho della corazzatura, ma l'artiglieria cagosa inglese riusciamo pure a pararla. Adesso il mio M11 mieterà vittime tra la loro artiglieria. Allora, i Matilda attaccano, ma noi contrattacchiamo. Ok, dai, piano piano lo stiamo distruggendo. D'altronde non abbiamo messo armi anticarro in quella zona. Vediamo se magari ci arriva qualche punto dall'alto comando che ci consente di avere qualche... Cos'è quel carro lì? Quando è arrivato il cruiser? No, speriamo non mi distrugga la fanteria. Sì. Miseriaccia. Cioè, è arrivato pure un altro carro che non avevo visto. Gli sparano, va bene, dai. Lasciamo passare. Ok, ci attaccano con l'artiglieria. No, un po' pericoloso. Qui ho avvicinato al bunker perché volevo avere maggiore supporto. Si allontanano e comunque libera pressione su di noi. Dai, attaccaci che abbiamo il massimo della potenza e siamo trincerati. Che comunque il contrattacco italiano è arrivato. Con gli M11 della divisione Ariete. Sì, c'è proprio Gambara dentro. Questo abbiamo quasi fatto fuori, lì è arrivato un pezzo anticarro. Dopo spariamo anche col bunker. Oh, l'abbiamo fatto fuori! Che figuraccia per questo pezzo anticarro. È arrivato tutto fiero. Ma queste truppe con la stella, di che... Cioè, di che schieramento sono? Cioè, non so, hanno una stella così... Maledizione, ma quanti carri c'hanno? 3 Matilda. Un altro cruiser è arrivato. Sì, questo è un cruiser, non è un crusader. Maledizione, no, adesso ci ritiriamo. Il mio M11 viene fatto saltare da questi, no? Puttana ladra, ma quanti ne hanno? Ritirati. No, il contrattacco qui inglese è stato... Ma io avevo pure un ricognitore qui. Com'è possibile che siano arrivati... Dove cazzo sono arrivati tutti questi pezzi? Va bene, dai, poco male. Cercheremo di contrattaccare. Allora... Questa fanteria italiana bisogna che si rimette a posto. Poi... ma tutti questi pezzi, tutti questi Matilda? Ok, la fanteria italiana sta penetrando, almeno ci togliamo il problema dell'artiglieria. Portiamola qui e facciamola ricostituire. Poi questa la spostiamo di qua e attacchiamo il Matilda, sperando di farlo saltare un po' per volta. No, gli abbiamo tolto 0 e lui ci toglie 1. Porca miseria. Molto bene. Allora, questo abbiamo fatto. Poi vabbè, qui però abbiamo sfondato, eh. I carri non riescono più a fermare i nostri carri.
Sì, non mi ha fatto niente, non ha appena entrato la corazza. Quindi l'abbiamo fatto fuori. Poi arriva la mia fanteria, vediamo cosa può fare. Sono genieri, però mi servono per evitare i campi. Per evitare i campi minati. No, mamma mia, li toglie tantissimo. Allora, dove possiamo attaccare? Potrebbe essere una buona idea. Eh no, visto che toglieva zero. So, allora, spariamo tutto con la mia artiglieria contro questo. Contro i carri non gli facciamo niente. Ok, sbarramento di artiglieria, va bene. Allora, adesso qui diventa la guerra tra carri. E l'M11 lo devo ritirare e far riparare, perché sennò qui succede un casino. Poi... no, adesso mi fanno male, quindi lo rimettiamo a posto. No, spostiamolo qui. Voglio far intervenire questo... ok. Spariamolo. Così da dietro dovrebbe togliergli di più questo anticarro, se ho capito bene. Poi l'L3 continua la sua marcia verso questo pezzo ricognitore. Poi abbiamo l'antiaerea, che secondo me conviene rimettere anticarro e spostarla a sto punto avanti, perché tipo spostarla qui. Poi anche questo è già anticarro, quindi lo mettiamo qua. L'antiaerea la spostiamo un po' avanti. Molto bene. Questo pezzo tra l'altro con Rommel dentro lo mettiamo in qualche carretto. Ok, l'ho messo in qualche carretto. Ah no, ma è dentro l'aereo. Ok, rimani lì per il momento. Poi, fanteria italiana. Portiamolo avanti. Questo non possiamo più muoverlo. Questo lo mettiamo qui. E lo ripariamo. Poi dovremmo riparare anche questo, ma tanto è coperto dagli anticarro. Quello niente. Dov'è il mio Stuka? No, non contro di loro volevo sparare. Vabbè, almeno l'abbiamo un po' indeboliti. Sto cominciando ad avere un po' di problemi. Ok, quelle li rimettiamo a posto, poi... no, questo lo mettiamo qui perché... allora, questo l'abbiamo distrutto. Lo mettiamo qui perché sta arrivando una colonna di Matilda. No, questo non mi ha fatto niente. Non mi avete fatto niente. Dai, su, facciamolo fuori. Abbiamo distrutto questo pezzo di carro, adesso arriva l'M13 e fa fuori questa fanteria. Molto bene. Oh, la nostra controffensiva è stata un po' buona, eh? Sì, devo ammettere che è stata buona. Però il problema è che loro hanno davvero tantissimi carri, quindi spostiamo i fighter. Allora, lo Stuka l'abbiamo fatto. Allora, spostiamo i fighter perché lì ho visto un aeroplano nemico. Almeno ce lo togliamo. Poi, lì siamo avanzati. Qui pure. Qui non possiamo fare granché. Abbiamo detto che questo fa le mine, quindi lo spostiamo magari un po' avanti. Magari mettiamo qualche campo minato. Qui a posto così. Questa... carro... un carro? Ma è un carro... vuoto? Non c'è niente dentro questo carro. Vabbè, è un carro vuoto. Allora, forze. Noi possiamo sbloccare della fanteria tedesca, perché abbiamo 6, quindi fanteria tedesca. Anzi no, possiamo sbloccare un carro tedesco addirittura. Ragazzi, Matilde è arrivato al nostro bunker che attacca e noi... mamma mia, ci ha fatto esplodere il bunker di Bardia, così, in un colpo solo.
Aia, la mia fanteria italiana, ritirati, ritirati. Ok, abbiamo tenuto. Ok, questo non sanno che è un cannone anticarro. L'AI non l'ha capito perché vede le motorizzate. Comunque noi stiamo distraendo i Matilda sulla mia fanteria, mentre noi ci avviciniamo. Aspetta, almeno uno dovete togliergli, sì. Fatto, però ci ritiriamo. Ok, arrivano anche i cruiser. Mi sa che mi distrugge questa fanteria italiana, sì. Proviamo almeno di togliergli qualcosa. No, zero. Nulla. Ok. Ma tra l'altro mancano ancora tantissimi turni. Io pensavo... Cioè, ma da quanto stiamo andando avanti? Davvero tantissimo. Che arrivano i camion. Artiglieria contro i miei anticarro, ma va bene. Ok, non ha fatto... Speriamo che non ci siano altri carri. Tra l'altro stanno mettendo anticarri dappertutto. Quelli li prendiamo con la fanteria. Però noi... Ok, resisti. Abbiamo distrutto... Non abbiamo ancora distrutto 10 carri armati inglesi, ma a breve... Ah, non te l'aspettavi che c'era il mio mega cannone, eh? Adesso è arrivato, adesso è arrivato. Ma se mandassi il mio... Ah, non può attaccare perché è troppo messo male. Mettiamo un po' a posto. Mettiamo a posto. Allora, l'M13 non possiamo metterlo. Allora, questo qui attacca. Vieni a sparare. Boom! Abbiamo tolto 3. Anche lui ci ha tolto 3. Poi attacchiamo col nostro anticarro. Attacchiamo pure con la mia fanteria e speriamo di farla esplodere. No, vabbè, comunque l'abbiamo fatta ritirare. Poi questo. Gli togliamo 6, ma lui ci potrebbe togliere più di 4. Lì invece gli togliamo 6 e ci toglie solo 3. Strano. Questo distruggiamo, poi attacchiamo con lo Stuka. Ok, adesso col mio cannone lo dovremmo far esplodere. No, purtroppo no. Attacchiamo con questo, ragazzi, dai che stiamo contrattaccando i carri inglesi. Ah, questo a posto. Però io vorrei far esplodere questa motorizzata. Molto bene, così non abbiamo il problema impellente. Poi spostiamo il mio L3 perché contro la fanteria è micidiale. Spostiamo davanti anche il mio cannone da 75. Lo mettiamo qui. E poi il mio nuovo carro. Bene, bene. Non ci fermano, ragazzi. Non ci fermano. Allora, cosa possiamo fare qui? Io direi uno sbarramento d'artiglieria. Molto bene. Dovremmo abbatterli. Quindi facciamo avanzare questo. E distruggiamo questo campo minato e lo prendiamo. Ok, ci siamo quasi arrivati dove volevo. Ah, ma ha spostato l'anticarro qui. Quindi se io attacco arriva l'anticarro di merda. Quindi come lo facciamo fuori? Sì, ma dovrebbe togliermi 0 perché è troppo debole. Mi toglie l'artiglieria, quindi questo... Avanziamo. Dai che stiamo quasi arrivando a Tobruk. Oh, i miei genieri bellissimi. Oh, abbiamo fatto fuori l'anticarro. Ok, questo l'abbiamo fatto ritirare. Ragazzi, qui la presa di Tobruk sta andando bene perché lui ha spostato tutti i Matilda contro la mia fanteria. Ma noi stiamo tenendo duro. Tac e tac. Continuiamo a rinvigorirci. Poi questo camion, non lo so, lo mettiamo qui dietro. Tanto non sta facendo... Non può fare nulla.
Abbiamo questa artiglieria che non so dove possa essere utile. Possiamo usarla contro questo. Perfetto. Poi di qua. Ok, adesso è il momento di continuare la mia controffensiva. Abbiamo l'M13 che può attaccare alle spalle di questo Matilda. E ciò è davvero positivo. Poi ritiriamo questa fanteria e la facciamo... la rimettiamo a posto. Poi sta fanteria italiana invece la rinvigoriamo e basta. Ok, così c'è della fanteria. Ah, neozelandesi sono questi con la stella. Il mio anticarro fa fatica pure con... pure un pezzo da 90. Però questo adesso gli toglie... non dovrebbe toglierci granché. Ci ha tolto meno uno. Va bene, il nostro M13. Però qui abbiamo bisogno di rinforzi, se no non ce la facciamo. Ok, ci ha battuto un caccia. Però noi dovremmo riuscire ad abbatterlo. Bene, è un gran peccato che mi aveva battuto un caccia, ma adesso lo dovremmo risbloccare. Poi... sì, ragazzi... boh, non lo so. Non lo so come andrà, eh. Perché qui stiamo arrivando diretti verso Tobruk. C'è anche da dire che lui potrebbe richiamare i carri contro i nostri Panzer. Allora lì potremmo subire, in realtà, eh. Quindi facciamo passare il turno e ci vediamo subito dopo la fine di questo turno. Guardate che schieramento, ragazzi. Qui ci sono almeno 3 carri Matilda. È una cosa pazzesca. Io non so come contrattaccare. Cioè, qui ci sfondano. Vabbè che li stiamo tenendo comunque lontani da Tobruk. E qui abbiamo saccato tutta questa marmaglia. Allora, qui abbiamo un Cruiser Mark IV, va bene. Qui abbiamo perso un plotone di fanteria. Niente, allora, qui l'ordine perentorio... allora, attaccare? No, non possiamo. Allora, schieramento di artiglieria. Proviamo a sparare contro i carri, va? Ok, abbiamo preso quest'aeroporto e quindi per noi è estremamente positivo. Poi, il carro lo spostiamo avanti. Allora, quello ha 3 di vita. Mi direi di farlo fuori con questo mio Panzer. Bene. Poi quest'altro va diretto verso la presa di Tobruk. Ah no. Ok, è guarnita Tobruk. Me lo sarei dovuto aspettare dai fottuti inglesi. Attacchiamo. Attacchiamo questo cruiser e vediamo. Sto carro qui è inutile, non c'è un cazzo dentro. Qui questa massa serve solo per tenere impegnati quei Matilda. Ok, teniamoli lì fermi. Poi questo... allora, io lo sacco così. Non ha più rifornimenti e dovrebbe anche avere meno risorse. Allora... questo anticarro lo spostiamo avanti. Poi c'è questo... attacchiamo questo Stuart. No, dai, la nostra controffensiva non sta andando male. Però questa fanteria, ad esempio, si è arroccata qua e... adesso senza artiglieria è un po' un casino tirarla fuori. Allora, direi prima di tutto di far esplodere questo camioncino. Molto bene, che era un punto regalato per noi.
Niente, non l'abbiamo fatto fuori. Il nostro aereo italiano, vediamo se ce la fa. Sì, ce l'ha fatta. Il nostro aereo italiano, potentissimo. Tanto l'antiaereo è lontana. Potremmo saccarli attaccando direttamente su Sidi Omar, ma è meglio non farlo poi. Ma gli toglie zero. Dovremmo far scappare questo... rimettiamo l'anticarro e... non so, facciamolo scappare, via. Vediamo se riusciamo via via a farlo scappare. Qui non... massaccato e... no, qui non riusciamo più a uscire. No, non abbiamo più supply. No, niente. Attaccare è inutile perché senza supplies dobbiamo cercare di riaprire la sacca. Cioè, mi fa un'imboscata con un'antiaerea. Vabbè, ma questo gioco è ingiusto. Cioè, dai, un'antiaerea non dovrebbe essere in grado di fare una... un'imboscata. Allora, dov'è il mio ricognitore? Che ne ho bisogno tantissimo. Andiamo qui a vedere com'è la situazione. Mi sembra che sia vuoto. Andiamo a prendere Sidi Omar, che così voglio vedere poi i rifornimenti a questa bella... a questa bella armata, qui bei Matilda, voglio vedere come li fai arrivare. Allora, questo l'abbiamo fatto saltare. Poi la fanteria italiana può attaccare questo Valentine. Questo lo mettiamo qui dietro e qui stiamo tenendo l'M13 a posto. Allora, facciamo avanzare i nostri carri. Tra l'altro, perché toglie così poco? Lo ricostruiamo, poi qui facciamolo andare così. Questo abbiamo distrutto. Questo lo facciamo avanzare. L'anticarro lo facciamo avanzare. Questo abbiamo fatto. Ok, siamo qui. La mia offensiva ha ormai raggiunto il suo scopo. Però qui Matilda mi complicano non poco la giornata, perché è un po' un casino. Che adesso possiamo finalmente rischierare il nostro M11. Forse lì hanno bisogno di un campo minato. Facciamo arrivare questi genieri. E il resto a posto, cioè non posso più attaccare. Ho attaccato con tutto teoricamente. A parte con questi che li abbiamo messi in difesa. Ah no, possiamo ancora attaccare con questi qui. Questi genieri. Facciamo attaccare il cruiser. Con il mio lanciafiamme avanziamo. La presa di Tobruk è ormai questione di tempo. Ormai questione di tempo. Vuole abbattere il mio Stuka, ma non penso che ce la farà. Ah no, invece ce l'ha fatta. Fanculo! Fanculo! D'altronde il caccia contro lo Stuka vince chiaramente il caccia. Questo mi sposta l'antera e me la mette qui per attaccare il mio aereo, ma dovrebbe... mi ha tolto due. Tanto adesso è tornato l'MU. Qui cos'è che c'è? Ah! Meno male, ero convinto che fosse qualcosa di cattivo, invece è il solito ricognitore schifoso. E che non affluiscono rinforzi, capito? Cioè, questi punti qui non aumentano mai. Io non... non so. Cioè, qualche rinforzo, magari qualche carro in più. Qui la situazione è terribile. Oddio, ragazzi, finito questo turno in cui mi hanno praticamente schiacciato perché hanno troppi carri. Mi dice che hanno rilasciato tutte le riserve per lanciarle contro di me. Nel disperato tentativo di schiacciarmi. E vabbè, ci stanno già riuscendo comunque. Qui tra l'altro abbiamo perso la nostra difesa di Sollum, che abbiamo difeso per tantissimo. Il nostro contingente italiano. Che allora abbiamo mandato questa fanteria, ma vedo che è difesa da un Vickers. Maledizione, quindi facciamo così. Abbiamo bisogno di questo M13 per battere quel Vickers. Quindi adesso lo facciamo arrivare.
quindi avanziamo in questo modo. Poi vediamo qui la situazione. Ci sono troppi Vickers, troppi Matilda. Maledizione. Allora, qui mancava giusto una divisione di fanteria. Allora, questo vedete che non gli fa più un cazzo. Il mio cannone da 90 mm non fa niente. Ok, allora questo abbiamo fatto. Poi mandiamo il mio caccia. Perfetto, allora qui stiamo arrivando. Dovremmo aver abbattuto l'aereo nemico. Oh, molto bene, molto bene. Avanziamo e non dovremmo aver problemi. Ok, l'abbiamo fatto fuori, abbiamo conquistato anche questa linea di rifornimento. Facciamo arrivare il mio L3 che è contro la fanteria micidiale. Perfetto, perfetto. Poi questo lo spostiamo qui e lo distruggiamo. Facciamo avanzare nel frattempo i miei cannoni. Ok, perfetto. Poi qui abbiamo un altro caccia che... No, questa è la mia antiaerea, il mio caccia. Lo spostiamo un po' avanti anche lui. In difesa, spostiamo avanti il mio cannone. Allora, l'M13. Andiamo avanti. Questo è un M11 però, ok. Allora, questo... lo facciamo fermare qui, mentre quest'altro distrugge questa artiglieria. Molto bene. Perfetto, allora, qui la nostra controffensiva è perfetta. Perfetta, ragazzi, sono soddisfattissimo. Adesso concentriamoci direttamente sulla presa di Tobruk. Speriamo di riuscirci. Abbiamo fatto esplodere. Questo lo spostiamo leggermente avanti e lo mettiamo così. Il nostro obiettivo è fare una linea di difesa mentre i miei carri prendono Tobruk. Questo lo possiamo mettere in direct fire support. Ok, allora. So bene come... Forse più che lo Stug è meglio... Allora, questo contro la fanteria toglie 16, questo 17. Quindi lo Stug lo mettiamo dietro. E gli facciamo alzare il cannoncino in modo che possa sparare contro anche da lontano. E poi mandiamo il nostro carro. Sì, ci vorrà comunque tanto però. Poi, per quanto riguarda sta situazione, qui facciamo fuori questa antiaerea. Almeno ce ne siamo liberati, sto camioncino è utile quanto niente. Ah, no, comunque non ci arriva lì. Ah no, non può sparare nello stesso turno, va bene. Questo lo mettiamo qua. E questo lo portiamo avanti e lo ripariamo. Sto obice da 75, un po' me. Poi questa, fanteria. Ah sì, questo mi serve per mettere il campo minato e fregarli. Allora, poi, questo ripariamo. Questo attacca. Così abbiamo distrutto anche quel cruiser. E questo lo ripariamo. Perfetto, perfetto. Qui carri che posso muovere? No, non posso muovere niente. Qui è una tragedia. È una tragedia. Anche se qui possiamo attaccare in realtà... Ok, abbiamo rimesso a posto queste truppe. Qui sta arrivando l'M13. L'M13 insieme a questa fanteria dovrebbe essere in grado di spezzare le reni. Ah, c'è un deposito? Supply depot. Ah, è quello che dobbiamo distruggere per l'obiettivo. Ah, l'M13 è arrivato, eh. Adesso voglio vedere gli inglesi cosa fanno.
Voglio proprio vedere gli inglesi cosa fanno adesso che siamo arrivati da loro. Vabbè, questo turno lo vediamo pure. Vediamo cosa succede. Allora, Tobruk hanno ripreso potenza. Adesso attaccherò sia con lo Stug da lontano sia con tutta l'artiglieria e puntiamo diretto su Tobruk. Però facciamo un bombardamento assurdo. Mamma mia, l'L3 che prende pure dalla fanteria. Via, ritirati. No, che noi dobbiamo sfondare. Valentine, ancora no. Adesso se Mattina mi attacca, il mio anticarro dietro che mi difende. Quindi tiriamo il pericolo, perché non verrà distrutto. Nel frattempo lo ripariamo. Sapete cosa facciamo questo? Questo lo mandiamo contro i Matilda, perché hanno più bisogno loro. Ok, sono arrivate le riserve inglesi, che avevano detto che avrebbero chiamato le riserve per annientarmi. Tanto il Matilda... Noi qui abbiamo fatto un muro italiano assurdo, che serviva solamente per bloccare i Matilda, e l'abbiamo di fatti circondati. Ok, l'ha ricostruiti, però se li ricostruiscono, se li riparano, non mi attaccano. Boom! Lui quanto mi toglie? 4! Ma dai, ma che cazzo! Un cannone da 90 mm, figa! Mi toglie uno! Bunker di merda. È arrivata la fanteria, maledizione. Adesso distruggo quel deposito. Sidi Azeiz l'hanno riconquistata. Mia, che massa sti inglesi. Però sta andando come nella realtà, che loro ottennero una vittoria comunque tattica, cioè ripresero Tobruk e tutto, però gli inglesi però appunto non ci distrussero, non saccarono l'intera Africa Corps come era negli obiettivi. E sta andando un po' così, perché vedete che qui ha sfondato perché era impossibile tenerli fermi. Cazzo, mi sta distruggendo, cosa che c'è qui? Ok, era impossibile tenerli fermi. Turn overview, va bene. Ci manca un carro da distruggere. Ah, intanto è stato ferito il nostro amico. Dai che siamo arrivati quasi a quel deposito di rifornimenti. Spostiamo così. E poi mandiamo la mia fanteria pesante. Allora, caccia! Allora, li devo mandare in una base, tipo questa, per farli accampare, perché adesso stanno esaurendo... Ok, dopo tutti ieri li mandiamo. Stanno esaurendo il carburante. Prima gestiamo la situazione. Ok, il nostro cannoncino adesso può sparare diretto su Tobruk, per abbassare la difesa. Attacca anche questo. Questo deve avanzare ancora un po'. Attacca anche lui. Mamma mia, che sbarramento di artiglieria. No, questo non riesce ad arrivarci. Questo lo spostiamo un po' più avanti. Ok, un grandissimo sbarramento di artiglieria. Abbiamo tolto un bel po' e lui non ci ha tolto niente. Distruggiamo questo pezzo intero con i nostri lanciafiamme. Ok, intanto questo lo ripariamo. Allora, ripariamo questo. Ripariamo questo e vediamo se li attacco cosa succede. Niente, allora ripariamo. Perfetto, poi qui dobbiamo mettere il campo minato. Adesso andiamo a mettere. Sposteremo questa fanteria e poi questa metterà il campo minato. Italian Heavy Infantry. Possiamo anche pensare di far esplodere questo bunker, però io aspetterei ancora un po'. Quindi spostiamola qui. Gli inglesi li possiamo lasciare anche in pace per il momento. Non vedo i miei aerei. Quindi adesso apriamo direttamente il pannello delle nostre forze. Ah, ci hanno abbattuto tutti gli aerei. Abbiamo solo un aereo vivo. Che è nei depositi. Va bene. Succede.
Ragazzi, controffensiva contro questo carro armato. Molto bene, questo se va lì... No. Mi viene solo fatto del danno orribile. Ok, la fanteria italiana può attaccare così. Allora, l'M13, questa l'abbiamo già fatti. Ok, adesso c'è la mia massa corazzata perché mancava solo questa. Allora, questa la spostiamo avanti e la ripariamo perché loro hanno detto che avevano bisogno. Poi, l'M13 sacca questo battaglione e questo sacca questa antiaerea, poi... distruggiamo. Ok, ci siamo tolti questa antiera fastidiosa. Ah no, ecco che abbiamo un altro caccia. Lo mandiamo qui. Allora, che cazzo mi diceva quel pannello? Sembrava avessimo perso tutti i caccia, ma non mi ricordavo di averne persi così tanti. Ok, questo si ritira e se ne va. Sono andato via, quindi mettiamo qui il nostro anticarro. La fine di questa battaglia la vedremo nel prossimo episodio. Ciao a tutti da Made Here, al prossimo video. Ciao a tutti!